volevo lavorare a questa idea di corpo sdraiato e un pochino la mia reference è stata quella del ritratto femminile, e che molto spesso insomma è una donna nuda, seminuda, di spalle, e cercare in questa orizzontalità di fare più o meno il meno possibile. Almeno questo era quello che stavo cercando di capire. E anche il motivo per cui ho sentito l'urgenza che fosse un duetto è stato che questi gesti così minuti, nel loro essere costantemente raddoppiati, potessero prendere una loro forza e quindi essere sempre il meno casuali possibile. E quindi cercare delle partiture di gesti piccoli piccoli che potessimo essenzialmente fare in unisono perfetto. Questo è stato il punto di partenza, adesso stiamo cercando un po' di destrutturare questa cosa. È un lavoro che è partito dal momento in cui Giorgia si è trovata in una residenza al Mambo, a Bologna. Ci siamo trovate io e lei a lavorare in un corridoio, letteralmente una striscia di linoleum, e ci siamo interessate a questa prospettiva forzata. Abbiamo voluto mantenere la stessa prospettiva, quella di schiena in cui non si vede il viso, proprio per vedere cosa potesse generare, e poi si è sviluppata. È una prospettiva abbastanza lineare di crescita, nel senso che appunto, cioè, partiamo orizzontali e poi cerchiamo sempre di costruire una risalita. E il secondo discorso è appunto questo di cercare di andare verso un unisono, ma anche costantemente metterlo in discussione, o meno nella dimensione dell'unisono e più nella dimensione di una risonanza tra questi due corpi, che in realtà molto spesso non si vedono neanche, quindi cercare anche altri modi di stare nello spazio, di starci insieme, di stare in connessione con un'altra persona. Per me è già tanto questo, a volte è difficile. Sicuramente la parte visiva gioca molto, cioè abbiamo lavorato molto anche per immagini. E a volte per noi danzatori, danzatrici è anche difficile proprio questo discorso di fare meno. Però in realtà lasciando il tempo alle cose di sedimentare e di accadere, permettiamo a chi ci guarda anche di stare con noi e di vederci altre cose. Quindi forse abbiamo lavorato proprio su questo aspetto. Questo principalmente per la parte centrale, poi le parti che sono adesso diventate la parte iniziale e finale ovviamente hanno un altro tipo di intenzione nel corpo, che è proprio un'incorporazione, un'incarnazione di una certa intenzione. Effettivamente la musica in questo lavoro gioca spesso come un metronomo, però magari un metronomo che cerca di aprire degli immaginari altri, ma che comunque per quelli che sono appunto i contrasti che abbiamo identificato in questo lavoro, quando noi magari facciamo meno, la musica fa di più e viceversa, quindi cerca di andare un po' in una dimensione di contrasto, che è un lavoro completamente opposto da quello che abbiamo fatto con i costumi, che invece sono un po' più un supporto tematico a quelli che sono i fulcri del lavoro. Quindi sì, appunto c'è questo leggings che io volevo comunque un po' maculato, qualcosa che aprisse un po' un pattern di essere qualcos'altro, un'altra pelle, e invece questo corsetto che è proprio donna. Anche qua giocare su un sopra e un sotto, e che cerchiamo di appunto tirare fuori in momenti diversi.